Siete collegati nuovamente, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo, e Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Campesi. Risultato del primo tempo 0-0. Le formazioni: Borgo Grecanico, Trigila, Iamonte, Stelitano, Iannò Natale, Isaicu, Labate, Manganaro, Praticò, Martino, Sglo e Principato. La Campese invece si schiera con Arconte, Giovanni Scopelliti, Bova, Laganà, Ranieri, Barresi, Merenda, Iannò, Francesco, Cannatella, Canazzaro e Cotroneo. A disposizione del mister Scarpò, Cambare, Ridone, Messina, Domenico Scopelliti, Cinanni, Messineo e Gullì. Risultato del primo tempo 0-0, l'arbitro è il signor Emanuele D'Agostino della sezione di Reggio Calabria. Primo tempo avaro di soddisfazioni, come abbiamo detto, ha prodotto di più la squadra di casa, che avrebbe meritato il vantaggio a nostro avviso. Cerca di incunearsi, guadagna solo una rimessa, intanto è terminato a terra Laganà, 1-22 nella ripresa al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, sempre 0-0 tra Borgo Grecanico e Campese. L'arbitro ha segnato un calcio piazzato a favore, una rimessa laterale, anzi a favore della formazione di casa. Non accenna a rialzarsi il laterale a sostegno Laganà. Lo fa in questo momento senza l'ausilio del massaggiatore. L'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, si può riprendere. Urlo tarzanino da parte di Arconte, che abbranca e di quello piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Subisce fallo. Il mobilissimo Iamonte, uno dei migliori fino a questo momento della sua squadra, con questo lancio in avanti. Non si chiude il triangolo di Catanzaro per Merenda. Stelitano, Isaicu, Praticò, perde palla, si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare a parere dell'arbitro, che sanziona con un calcio piazzato. Terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Attacca la Campese. Sulla linea di battuta Giovanni Scopelliti, uno dei due, l'altro è Domenico. Parte un cross, arriva un fischio arbitrale che ha visto una spinta di troppo, e Labate, capitan Labate, spedisce in avanti in direzione di Principato. Principato cerca di liberarsi il suo diretto avversario, che lo stende, e c'è subito un cartellino giallo ai danni di Barresi. Calcio piazzato per il Borgo Grecanico. Campese che arretra il baricentro in difesa dello 0-0, un risultato che fuori casa potrebbe anche starci, ma deve fare qualche cosa di più la Campese se vuole
evitare la lotteria dei play-out, sia pure in extremis. Parte il cross, Spizzpalla che batte sulla traversa, è stato l'ultimo a toccare un difensore della Campese. La palla ha danzato incredibilmente sulla traversa ed è terminata l'MLM oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Quinto minuto della ripresa, Borgo Greganico sfortunato, è andato vicinissimo alla marcatura. Quarto calcio d'angolo, smanaccia il portiere, perfeziona Bova. Si aiuta come può, cioè con le mani sotto gli occhi dell'arbitro che ha visto tutto e sanzionerà con un cartellino giallo ai danni di Alberto Sgro. Quattro i cartellini, due per parte. Barrese e Merenda nella Campese, Iannò e Sgro nel Borgo Cretanico. C'è un altro cartellino per proteste nei confronti di Stelitano. Fioccono i cartellini come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, perché l'ossigeno viene meno. Quando c'è la birra nelle gambe è tutto ok. Poi la parola passa alla lingua. E sappiamo tutti i guai che può combinare la lingua. E ancora siamo soltanto al settimo. Ne vedremo delle belle più là. Quando le squadre saranno in debito di ossigeno e l'ansia prevarrà. C'è stato un colpo proibito, non rilevato dall'arbitro, che convoca il massaggiatore, signor Nuccio Surace. Arriva nei pressi dell'abate, che è stato steso, ed è quanto dire il massiccio l'abate. È terminato gamba all'aria in piena aria, speditovi da un attaccante ospite. L'abate riprende il suo posto, palla che spiove verso il centrocampo, dove l'esperto Catanzaro ha già messo in movimento i propri compagni. C'è un lancio verso Martino anticipato, lo stesso Martino lascia poi però a Iamonte. Addomestica questo pallone Catanzaro, partecipa all'azione anche l'arbitro. L'abate, palla che spiove, Isaico, finta e doppia finta, se ne va, palla al piede, mette in movimento Stelitano,
Integli scivolato, laterale a sostegno, Laganà mette il pallone in palo laterale, palla per Martino, passaggio per Francesco Iannò, uno dei due, l'altro è Natale, gioca nelle file del Borgo. Punizione per la formazione ospite, il capitan Raniere sparacchia nel mucchio, palla in area, Isaiku, ancora Isaiku, praticò Isaiku, si libera di un avversario 2-3. L'arbitro ferma il gioco e comanda un calcio piazzato che Catanzaro batte a beneficio di Scovelliti e da questi per Merenda. Intanto c'è la prima sostituzione della partita. Questo esce con il numero 7, Merenda, ed entra Messineo. Ingrana il turbo principato. Se ne va, cross, non ci sono problemi. Questo è il momento del pit stop, quindi il cambio delle gomme. Fanno la loro comparsa le Michelin, le Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop e perfino Firestone, Kleber, Ambassador. Vedremo chi avrà azzeccato le gomme da pioggia. Ma pioggia non c'è e nemmeno viene minacciata da Giove Pluvio in combutta con Eolo, il mitico re dei venti. Intanto Devo porta sguarnita e tanto c'è un cartellino giallo per simulazione di fallo, invocava la concessione del calcio di rigore. L'esterno Corroneo si becca un bel cartellino giallo. L'arbitro fino a questo momento è riuscito a separare il grano dall'olio e per far tornare il bel tempo non ha bisogno dell'anticiclone delle Azzorre, bastano i suoi cartellini gialli di sbarramento. È quello che può capitare ai cascatori di professione in corsa per una statuetta d'oro ad Hollywood. Partita fino a questo momento per nulla nervosa e non serve esattamente il personal trainer in grado di insegnare a gestire lo stress, l'ansia e le emozioni, ma è chiaro che andando avanti di questo passo i cartellini aumenteranno a vista d'occhio. Intanto da qualche tempo si assiste a un tambureggiare arrembante da parte della formazione ospite. Intanto è a terra un giocatore della Campese,
e l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. 14° del secondo tempo, in attesa del golletto che non arriva. Servono forse i cani molecolari di Sant'Uberto, il metal detector, il navigatore satellitare e perfino di consultare l'oroscopo, il rabdomanto, l'oracolo di Delfi. 15° della ripresa, 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Si spoglia la Margherita e si consulta Nostradamus. Pomeriggio soleggiato, Principato finisce a terra, ma non ci sono storie e problemi. Si diceva del pomeriggio soleggiato, ma con l'Etna imparruccato è meglio essere prudenti, anche se non c'è bisogno di cappello, guanti, cappotti, sciarpe, calzettone, scarpone e stivaletti. Invocano il calcio di rigore quelli del Borgo Clecanico. Non è dello stesso avviso l'arbitro, si può proseguire. Tutto regolare per l'arbitro. A nulla valgono le proteste dei giocatori di casa, che invocano già due calci di rigore fino a questo momento. È chiaro che la partita sta per entrare in una zona molto delicata e vedete che l'arbitro va di fuori. L'arbitro allontana, va a reclamare l'abate, allontana l'allenatore di casa Cormaci, che abbandona il terreno di gioco. Dunque momento molto delicato, partita che si sta innervosendo. Cormaci invocava la concessione di almeno uno dei due rigori che secondo lui ci stavano. Non è dello stesso avviso l'arbitro, che rimane irremovibile sulle sue decisioni. Praticò. Si accinge a battere questo calcio piazzato sulla tre quarti con il solito grappolo di uomini in area. E con l'arbitro che forse ha estratto qualche altro cartellino, non ce ne siamo accorti. Praticò Isaiku, praticò Catanzaro. Non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento del laterale a sostegno Iannò. Ottiene solo il sesto calcio d'angolo il Borgo Clecanico. Sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al golletto, tra virgolette. Termina a terra un giocatore ospite e l'arbitro convoca il massaggiatore, che arriva con una bottiglietta e una magica bomboletta spray
in grado di operare miracoli. ...19:40 nella ripresa, 0-0, partita molto delicata. Purtroppo non possiamo dire partita bella. D'altra parte la posta in palio non consente alle squadre di mettere in vetrina un gioco frizzante, effervescente. Parte il cross, si aiuta come può proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Praticò punizione per la Campese, è chiaro che il pareggio non possa soddisfare nessuna delle contendenti vista la classifica. Difende con successo questa palla Corroneo, il suo scopo era di guadagnare una punizione che Catanzaro ha già battuto. Questi è Ranieri, capitano della formazione ospite, Isaigu di testa, questo lancio verso Principato anticipato. Signore, lacci delle scarpe, signore! Ventunesimo, sempre 0-0. Vai con Liscio, si aiuta come può Salitano, sulle spalle di Catanzaro, che conquista una punizione. Lo stesso Catanzaro tenterà di capitalizzare questa occasione scodellando al centro area, dove stanno per arrivare i saltatori, ci sono un po' tutti vicino a Trigila, Iamonte, Stellitano, Viannoi, Saicula, Abate, Manganaro. Parte il tiro cross e due giocatori sono finiti in offside, rovinano addosso a Trigila. Intanto c'è un cambio, sta per entrare in campo con il numero 18 Zerbi, che prenderà il posto di Labate, che abbandona il terreno di gioco. Quindi un'altra sostituzione, la Campese ha mandato in campo Messineo al posto di Merenda e il Borgo Grecanico Zerbi al posto di Labate. Punizione, parte il cross verso Principato, esce Ranieri, spinto dallo stesso Principato, determina un calcio piazzato per la Campese. Tutto questo al 23esimo del secondo tempo. Con le squadre sullo 0-0, perde palla Praticò, Cotroneo, palla che termina in fallo laterale e non a fondo campo come chiedevano i giocatori del Borgo Grecanico.
rimessa laterale che verrà battuta dai padroni di casa. Fallo fischiato contro il Borgo Grecanico. Sulla linea di battuta c'è il laterale a sostegno Laganà, 21 giocatori nella metà campo avversaria, ci sono Trigino, Iamonte, Stolitano, Iannoi, Saiku, Manganaro, Praticò, Martino. E proprio in questo momento l'arbitro decreta una punizione a favore della squadra di casa, battuta ma da posizione irregolare. Trigila con tutta calma si sistema il pallone e quindi tenterà di mettere in movimento i propri compagni. Intanto c'è un intervento arbitrale che determina un calcio piazzato fuori dalla formazione locale. Isaiku cerca di mettere in movimento Stelitano, ancora Isaiku. Stelitano. Lancia ora! Vai, si difende bene la Campese e quando può in contropiede cerca di rendersi pericolosa. Non si è visto granché, l'abbiamo più volte detto nel corso dei precedenti flash. Iamonte, palla sul destro, cross a seguire verso Zerbi, aggancia Principato, palla in aria, cross sotto porta, un tiro, cross scoccato dal vertice destro dell'area che non ha trovato compagni pronti alla deviazione. Palla vagante, 27 minuti e 38 nella ripresa, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo fra Borgo Grecanico e Campese. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone G Calabria. Tra due squadre che veleggiano nelle zone basse della classifica, che hanno bisogno, come l'aria che respirano, di punti preziosi. Intanto anche Isaiku finisce dietro la lavagna, si fa per dire, non siamo in classe. C'è solo un cartellino giallo, l'ennesimo, e siamo già a quota 7. Ma si prevede che non saranno meno di 10 i cartellini gialli sventolati dall'arbitro il signor Emanuele D'Agostino di Reggio Calabria. Protegge il pallone, arriva dalle parti di Zerbi, ingrana il turbo Zerbi, riesce a svirgolare il difensore e a ribattere in fallo laterale. Ancora Zerbi, Principato, fa buona guardia alla difesa. Iamonte tiene il pallone in campo.
Bravo, Saverio! C'è un cross. Principato? Si difende come può. Ancora. Batti e ribatti, arriva Isaiku. Palla per Principato, anticipato, deve uscire come un kamikaze in questa circostanza. Arconte arpiona un bel pallone. Momenti molto delicati della partita. Siamo intorno alla mezz'ora. Del secondo tempo. Una partita vara di soddisfazioni per Hooligans e Skinhead. Taccagna per Peones, Campesinos e Aficionados. Una gara spilorcia di emozioni per Warriors e Teenager. Appiattita sulla spending review del gol. Forse serve una risoluzione dell'ONU per sbloccare. Intanto si è passato dal fioretto alla spada e infine alla sciabola. Va in presa aerea Arconte, che certamente ha dovuto faticare più del suo collega Frigila. Non c'è più spazio per il valzer del bel Danubio blu o del valzer dei fiori, Romagna mia, speranze perdute. Il valzer delle candele, della mezzanotte di Venezia o del moscerino. Semmai si può passare a un tango delle capinere, alla comparsita, chitarra romana, agata, tango della gelosia, tango del mare. Insomma, una partita un po' più movimentata. Si smarca e riceve Principato. Cross al centro area. Sgro. Ancora sgro. Perde palla pratico. Fa buona guardia ma svirgola. Poi colpo di testa da parte di Cotroneo. Squadre molto lunghe. Hanno speso tutta la birra che avevano in corpo. Ancora Principato, limite dell'area. Palla sul destro. Fa il dribbling, entra in area, perde palla, commette anche fallo. Trentatreesimo della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo fra Borgo Grecanico e Campesi. Saverio, dove? Saverio, a due, che non c'è rap. Isaiku Stelitano incoccia il naso di Catanzaro.
Mettiti in quattro. Il gioco è fermo. Intanto c'è la seconda sostituzione nelle file della Campese. Viene chiamato in panchina il mezzo destro Iannò, al suo posto Messina. Quindi Messina e Messineo dentro, Merenda e Iannò fuori, nelle file della Campese, mentre nelle file del Borgo Grecanico è uscito l'Abate, sostituito da Zerbi. Commette fallo il nuovo entrato, invocano tutti l'intervento arbitrale, ma l'arbitro non è affatto malleabile, tutte le dolci e morbido, buon samaritano che porge l'altra guancia, cedevole, accomodante, disponibile, per non dire arrendevole, compiacente, remissivo, anzi, al contrario, arcigno, severo, duro, accigliato, torvo, burbero, aspro e sconcioso, e perfino irascibile. Infatti i cartellini gialli stanno fioccando come la neve a Courmayeur. Sono fino a questo momento ben 7 per difetto e non finisce qui. Campese all'attacco. Consapevole del fatto che il pareggio serva a ben poco, per non dire quasi a niente, posto che non ci sono problemi per l'ultimo posto, che purtroppo quanto pare sarà del Motta. Si espone ai micidiali contropiedi della Campese, che le sta tentando tutte, sta facendo la sua parte, la formazione ospite, consapevole appunto che il pareggio non serva a niente, deve fare qualche cosa di più la Campese e qualche cosa di più deve fare anche il Borgo Grecanico, ovviamente Principato. Si accascia al suolo, ma non. Non ottiene niente dall'arbitro. Si lamenta per una gomitata non rilevata dall'arbitro. 38esimo. Signore! Rimessa restituita. Perché al di là di tutto la cavalleria regna sovrana, c'è un cambio, un altro cambio nelle file del Borgo Grecanico, sta per entrare in campo Inga al posto di Principato. Proprio il nuovo entrato ha tentato di mettere in movimento, si aiuta come può, non fallo non rilevato dall'arbitro, Inga finisce a terra, praticò
Castellitano. Pallo non rilevato, contropiede, deve uscire come un kamikaze. Trigila, c'è un cartellino rosso. Colpo di scena, direbbe Mike, buongiorno. E pare che il cartellino rosso sia stato sventolato. Ai danni proprio di Catanzaro, e non finisce qui. Cartellino rosso per Catanzaro al 40esimo della ripresa. Cosa avrà detto? Una parolina? Un paolo mi batte, dai! Punizione per il Borgo Greganico, che tenterà in questi 5 minuti più recupero di sfruttare la superiorità numerica. E soprattutto tecnica, perché Catanzaro in cabina di regia aveva fatto la differenza fino a questo momento. E vedete che nonostante l'inferiorità numerica la Campese tenta il tutto per tutto. Ancora rimessa laterale per gli ospiti. Punizione per gli ospiti. 42esimo del secondo tempo. Partita piatta, senza brividi, senza emozioni e senza gol. Fino a questo momento, ma tutto può ancora succedere. In questi 3 minuti più recupero, avete visto che la Campese ha avuto la sua palla gol per portare a casa 3 punti fondamentali per la sua anemica classifica. Terzo calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria, parte il cross, respinge ancora il portiere, porta sguarnita, slow, fallo di confusione. Arbitro, ci urdementi! Mammalino! È tutto ok, si può proseguire. 7 cartellini gialli e uno rosso fino a questo momento. La dicono tutta sull'andazzo, sull'andamento e sull'andatura.
di questa gara. Toto! La Campese non ne vuol sapere. Toto! A testa bassa cerca la via del gol. Quarantacinquesimo della ripresa, 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo fra Borgo Cleganico e Campese. Il portiere Trigila ha dovuto compiere due interventi da campione. Campese è più pericolosa in 10 uomini. C'è un lancio in avanti. Inga. Finisce a terra Inga, non per l'arbitro, tutto regolare. Invocavano la concessione di un calcio di rigore. Attenzione, Selitan con questo lancio in avanti verso Zerbi. Francamente non condividiamo questo fischio arbitrale, ma non si può imputare nulla all'arbitro, ha diretto bene fino a questo momento, poi la singola valutazione da una parte o dall'altra si può stare. Bravo Saverio, bravo. Conquista un buon pallone Saverio, praticò, cerca di andarsene Inga, conquista una rimessa. 46esimo e rotti secondi. L'arbitro non ha indicato, almeno se lo ha fatto non ce ne siamo accorti, i minuti di recupero. Si giocano gli ultimi sgoccioli di gara. La palla rimane lì, nessuno la scaraventa verso l'area del rigore, raggiunge Cormaggi che si trova sulla tribuna, anzi sulla gradinata. Rimessa laterale, si chiude con il Borgo Cleganico proiettato tutto in avanti alla ricerca del gol che non arriva. Zerbi, Martino protesta con l'arbitro, ma non serve a niente, serve giocare, i minuti scorrono. 48esimo nella ripresa. Ranieri scaraventa in avanti. Punizione, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Un 0-0 che non accontenta proprio nessuno, sono tutti scontenti, sia quelli del Borgo Cleganico che quelli della Campese. 1-0-0 che non serve a nessuno.
la Campese ha strappato un pareggio sacrosanto, perché si è resa anche pericolosa soprattutto sui calci piazzati e ha fatto la sua onesta partita. Certo, avrebbe voluto intascare l'intera posta in palio che sarebbe servita per cercare di uscire fuori dalla zona minata dei play-off, meglio intesa come lotteria. Solite contestazioni di fine gara, ma oramai la gara è finita. Hanno diviso la posta in palio e naturalmente nessuna delle due squadre, perché lo abbiamo ripetuto nel corso dei vari flash, nessuno può essere contento di questo punto. La Campese anche se lo conquista in trasferta, e nemmeno il Borgo Grecanico. Comunque dovranno cercare di fare più punti possibili in queste ultime due gare per trovare la posizione migliore e poi giocarsela ai play-off. 0-0 a Saverio Spinella di Melo di Porto Salvo, ha diretto Emanuele D'Agostino. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Radio Studio 95, Telebova Marina, Radio 7 Calabria, Telemento, Studio 95, Mento TV. Uno 0-0 che non serve a nulla e a niente e a nessuno. Ne parliamo con Bruno Morabito, dirigente della Campese. Beh, sicuramente era uno spareggio pre-play-out, scusate, questo di merito. Purtroppo è andata così, 0-0, le due squadre hanno tentato di vincerla, ma evidentemente se si trovano in quella posizione in classifica è sicuramente perché non facciamo molti gol durante le partite, sia noi sia sicuramente anche il Borgo Grecanico. Quindi probabilmente il risultato di questa partita rispecchia anche la classifica di queste due squadre. Comunque, ad onore del vero, dobbiamo dire che la Campese abbia tentato la via del gol, soprattutto sui calci piazzati. Sì, diciamo, non avendo un attaccante di ruolo in questo momento che possa mantenere il reparto, in effetti da noi il nostro portiere ha giocato da attaccante, quindi abbiamo tentato di fare gol con azioni da palla da fermo, quindi punizione o calcio d'angolo, tentando appunto di realizzare la rete che probabilmente avrebbe deciso l'incontro, visto che sia noi che il Borgo giustamente probabilmente con un gol ci saremmo aggiudicati la partita. E adesso prossimo incontro? Prossimo incontro è un altro scontro diretto col Motta, lo giochiamo in casa, all'andata abbiamo perso, è una delle poche partite che il Motta ha vinto, verranno a giocare a Campo Calabro, naturalmente per noi sarà un ennesimo spareggio anche per evitare l'ultimo posto in classifica e quindi comunque poi disputare i play-out. E concluderete con la trasferta? La trasferta è l'ultima a Bova Marina con la Bovese, dove chiaramente la Bovese sappiamo che è seconda in classifica, terza in classifica, quindi si gioca un posto buono per i play-off, quindi sarà una partita difficilissima per noi. Aurelio Arconte, il Fabio Cudicini della Campese, che partita hai visto? È una partita equilibrata da ambedue le squadre, e tutte e due avevamo voglia di vincere perché era uno spareggio per la salvezza eppure la posizione nei play-out, un punto per noi d'oro, anche per loro perché stanno a una lunghezza ancora sopra di noi. Abbiamo altre due partite importanti, speriamo che da oggi fino alla fine del campionato riusciamo a portare altri punti a casa. Mister Antonio Cormaci, a questo punto i play-out sono molto più vicini. Sicuramente sì, oggi recriminiamo per le tante occasioni che abbiamo creato, purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la partita e torniamo a casa con un punto che ci serve veramente poco.
ha invocato la concessione di qualche calcio di rigore. Vabbè, noi il rigore a noi non ce ne danno, quindi in tutto il campionato tra giovanissimi, allievi, juniores forse ne abbiamo avuti tre, quindi evidentemente c'è un disegno abbastanza preciso nei nostri confronti. Comunque adesso mancano due partite che la vostra formazione giocherà, una in casa e una fuori. Sì, giochiamo domenica contro la Ludos con un altro scontro diretto e poi l'ultima in casa con l'Archi. Serve a poco perché i play-out sono inevitabili. Sì, a questo punto pur facendo 6 punti non credo che riusciremo ad evitare i play-out, ma è una cosa che già sapevamo. È chiaro che pecchiamo anche di inesperienza visto l'età media bassissima della squadra, però se riuscissimo a concretizzare le numerose occasioni che creiamo, magari oggi parleremo di una vittoria, ma abbiamo preso pure una traversa, abbiamo protestato per almeno 2 rigori, insomma il giocatore avversario alza domani all'arbitro, noi ci prendiamo i 5 anni per proteste magari e poi l'arbitro giustamente dopo che è stato colpito magari non se la sente di fischiare un rigore nei nostri confronti, anche per non rischiare nulla. È evidente che negli ultimi minuti su Winga ci poteva stare un rigore, poi ci ha chiamato un fuorigioco con Sgro che se ne andava verso la porta perché l'altro giocatore che era in fuorigioco secondo me non si è disinteressato della palla. È chiaro che quell'episodio probabilmente ha pure condizionato, è un ragazzo, quindi è normale che ha cercato di portare la partita sul pareggio che credo non serva a nessuna delle due squadre a questo punto. Poi il campionato del Borgo Greganico non si è giocato in una partita, cioè in questa gara? No, è chiaro che noi abbiamo avuto un passaggio dopo Natale, magari abbiamo fatto delle grosse prestazioni con Ravagnese, Futsal, anche con la Scillese per 60 minuti e poi però abbiamo portato 0 punti a casa, quindi il morale poi ha pure comunque a questo punto arrivato serve trovare un attimino, tenere la testa salda sulle spalle e trovare la migliore posizione per andare ai play out in posizione più tranquilla. Sì, è chiaro che sapevamo pure di certi risultati strani che succedono nelle ultime partite. Noi una cosa è sicura, ci siamo giocati tutte le partite e così sarà fino alla fine, quindi quello che otterremo lo otterremo noi e lo otterremo sul campo, il resto non ci interessa. Capitolo l'abate mastica amara, ma ormai la frittata è compiuta, è fatta, è servita in tavola, bisogna soltanto pensare ai play out. Sì, purtroppo lo sapevamo, era una partita che dovevamo vincere per forza, a tutti i costi, non è andata così. Purtroppo abbiamo sempre il problema che segniamo poco. E purtroppo se non segni le partite al massimo finiscono a pareggio e quindi siamo qui. Adesso ci aspetta una trasferta durissima contro la Ludos e poi in casa con l'Archi. Cerchiamo di fare almeno 4 punti, cercheremo di portare almeno i play-out qui in casa.